La città metropolitana nasce come ricerca dell'ottima dimensione per l'offerta di servizi ai cittadini. Del percorso che porterà alla sua nascita si è parlato questa mattina all'Università Federico II, dove il Comune di Napoli, in collaborazione con il Dipartimento di Diritto Costituzionale e di Diritto dell'Economia, ha promosso una tavola rotonda. Finalmente capire fino in fondo che una serie di servizi non possono che essere svolti su scala più ampia. Penso ai trasporti, penso ai rifiuti, penso all'acqua, penso anche al governo e alla gestione del territorio, alla pianificazione del territorio, all'ambiente, alla salute, quindi tutta una serie di servizi con l'obiettivo di svolgere appunto attraverso un'economia di scala e ovviamente con l'obiettivo di ridurre i costi, ridurre la spesa pubblica, determinare un efficientamento del servizio, un miglioramento della qualità del servizio. È una grande occasione anche di governo pubblico partecipato. La città metropolitana, che subentrerà all'amministrazione provinciale, dovrebbe contribuire insomma a fare sistema, coordinando i vari soggetti pubblici e privati presenti sul territorio. In questo senso, il percorso attuale di città come Napoli e Milano si scopre assai simile. Milano e Napoli sono le due vere città metropolitane in Italia. Noi lo abbiamo sempre pensato e abbiamo anche molto sperato che ci fosse una legge che veniva incontro alle esigenze di costruire questa città metropolitana, esigenza che a Milano è molto avvertita, penso anche qui, perché la densità, diciamo, del costruito nei nostri territori è tale per cui bisogna cominciare a immaginare delle politiche comuni. Uno dei maggiori problemi sarà però quello di far coincidere gli strumenti del nuovo ambito territoriale con una realtà politico-economica che in questo momento storico è molto sfavorevole. Con i tagli alle autonomie locali che stanno effettuando dal governo centrale, non si può fare una riforma di questo tipo se non si mette mano in modo serio all'autonomia economica e finanziaria dei comuni e quindi del sindaco della città metropolitana. Il dibattito, secondo me, si deve incentrare soprattutto pensando ai cittadini e non alle poltrone. Cioè, quali sono le opportunità per i cittadini? Un cittadino di Sorrento può avere, o di un'altra comune dell'area metropolitana, deve da questa legge avere una serie di opportunità che gli consentono di avere servizi e funzioni che oggi lui non può avere nella sua città a Sorrento, ma deve venire a Napoli. Quindi un forte decentramento di servizi e di funzioni.